Posto, perché adesso ci andiamo invece ad occupare, come vi ho presentato in apertura, di un grande, grande, giovanissimo talento rossonero. Vediamo. Perché ha vinto il Golden Boy del Viareggio, abbiamo già detto Milan in finale, un grandissimo torneo di Viareggio, ha perso solo in finale contro l'Under, ma i ragazzi rossoneri si sono comportati davvero bene. Facciamo dire due parole all'amministratore delegato del Milan, perché prima di premiarlo questo ragazzo, perché... Assolutamente, beh, oggi credo che sia una giornata molto, molto fortunata per Brian. Intanto fa 18 anni. Esatto, oggi. Questa era la sorpresa. Poi vince appunto questo premio Golden Boy e spero che gli porti fortuna, perché noi avevamo il Golden Boy dei nostri tempi, che era Gianni Rivera. Non parlarmene. E domani che avevi i piedi, l'unico numero 10 che ha avuto i piedi più buoni dei tuoi era Gianni. Lui però, scusa, è allenato da Dolcetti, che è un po' il Bacconi degli allenatori. È vero, studioso di... Esatto. Quindi... E poi, terza cosa, domani mattina, avendo raggiunto la maggiore età, firmerà un contratto di 5 anni con il Milan. Quindi mi sembra... Quanto prende? A te farti gli affari tuoi, eccolo qua, premiato come Golden Boy da Massimo Barocci, vicepresidente del Centro Giovani Calciatori. Questo straordinario ragazzo, diciamo che è un Milan che ha straordinari ragazzi giovanissimi, basta parlare di De Sciglio, ma ovviamente il Sharawi, qual è il tuo, già lo diciamo per chi non lo sa, già esordito in prima squadra addirittura nei preliminari di Champions, quindi è un ragazzo che l'emozione l'ha già provata. Ma dove vuoi giocare? Tu sei un centrocampista, il tuo lui ruolo... è un po' Redondo, lo paragonano a Redondo. Qual è il tuo... fallo parlare. Qual è il tuo ruolo ideale? È più veloce di Redondo. Un po' più veloce. Allora, non ti lasciano parlare, non ti arrivo. Ho capito, ma siamo due intenditori. Basta. Vai, Brian. Il ruolo preferito è avanti la difesa, il ruolo dove mi trovo meglio. E so che il giocatore che ti piace è Montolivo, momento. Diciamo che cerco di prendere un po' di trucchi da lui. Ecco, bravo, bravo. Verratti ti piace? Com'è? Verratti ti piace? Sì. È però più Montolivo che al Milan. Senti, la tua esperienza, tu ti senti pronto davvero per fare questo salto? Lo vedi questo Milan dei giovani? Che impressione ti fa? È molto cambiato il calcio in questi anni. Beh, sicuramente è una fortuna per noi giovani che si comincia a puntare anche su di noi. Speriamo il prossimo anno di avere un po' di possibilità. Devo ringraziare il signor Gagliani per le parole, per la fiducia. Ti emoziona un po' vederlo lì? Sì. Però guarda che Gagliani è dottore, non è signore. Dottor Gagliani. Mi raccomando. Dai! Bravi, bravi, bravi davvero tutti i ragazzi di tutte le primavere che sono, insomma, la forza del nostro calcio. Dato che, come ha ricordato il dottor Gagliani, è il tuo compleanno oggi, noi non ci siamo fatti cogliere impreparati, caro Gagliani, ecco qua la torta che abbiamo fatto con le nostre mani per Brian. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Ecco, la deve anche tagliare e durante il posticipo lascio sedere, grazie davvero, come me, Iva, volevi chiedere qualcosa?
grazie a nome del Milan. No, per questo...